Cari amici della Pogonatomia, buona domenica, ben ritrovati nel mio bagno torinese. E oggi presento una recensione, diciamo, che è una recensione di un prodotto che ho acquistato dopo tanta, come dire, la tentazione era forte da qualche tempo. E alla fine, come dire, ho ceduto. Ho acquistato questo pennello sintetico di cui molti hanno parlato. Devo dire, le recensioni sono state abbastanza unanimemente positive. E vediamo se questo corrisponde al vero, insomma. L'Omega Evo. Omega Evo che è l'ultimo ritrovato della casa Omega, storica casa italiana, in fatto di sintetici. Vediamo innanzitutto le caratteristiche. Poi la rasatura sarà fatta con altri prodotti, ovviamente, però il protagonista oggi è lui, è l'Omega Evo. Allora, la caratteristica è una scatola che è bella grossa, vedete che insomma, quindi può essere anche impacchettata e regalata, insomma, può essere anche un regalo anche importante come confezione. Io ho scelto il modello Marble Il Duca perché mi sembrava quello più elegante, quello più particolare. Ce ne sono tanti modelli, quindi se insomma, se uno scorre, tra virgolette, chiamiamolo il catalogo degli Omega Evo, ce ne sono tanti. E il pennello si presenta così, con una confezione di cartone e plastica, rivestita da questo cartone con la scritta Evo e Omega. Dentro c'è il pennello. Pennello abbastanza pesante come manico, pur essendo un manico credo di plastica, insomma, plastica importante, però non plastica di bassa qualità. Vedete con la scritta Evo sotto e il marchio Omega sopra. A me è piaciuto molto questo marmorizzato che ben si sposa con il bagno, ben si sposa con le ciotole, ben si sposa con il mondo, diciamo, della toilette, insomma. Nella confezione si trova un foglietto in cui la ditta spiega che queste fibre sono state frutto di una ricerca tecnologica innovativa e lunga ricerca che ha permesso appunto di ottenere un prodotto con caratteristiche tutto simili alle fibre naturali. Quindi loro dicono subito che è un prodotto finalizzato a sostituire, in qualche modo a surrogare quello che è poi il tasso, perché vedete anche il disegno ricorda molto quello del tasso. Quindi robustezza, elasticità, resistenza, morbidezza, capacità di sviluppare molta schiuma. Poi ci sono degli avvertimenti giusti, perché peraltro io mi sono mezzo rovinato un CiaB2 su questo, non acqua bollente mai, quindi, ma acqua tiepida, lasciandolo poi asciugare all'aria a testa in giù se possibile. Quindi va benissimo un portapennello come il mio, che ormai ha i suoi 20 anni quasi, che permette, ad esempio, un'asciugatura di questo tipo. Allora, prime considerazioni, perché dopo tanto, come dire, pensarci, alla fine, avendolo acquistato, devo dedicarci il tempo necessario, se no. Il pennello è. Cioè, all'apparenza, poi se lo proveremo, ma penso di sì, sembra molto ben costruito, quindi questo manico di questo polimero, adesso non so se come chiamarlo, io non sono un esperto di materiali, è molto molto ben fatto, molto pesante, non molto, cioè mi sono sbagliato, mi scuso, molto importante, si sente molto in mano, insomma non è un manico leggero di quelli che. Ciò che
ciuffo non mi dà in questo momento l'impressione di una grandissima differenza rispetto a tanti altri sintetici, però noto già una certa importanza nel numero dei peli, diciamo, quindi sicuramente ricorda molto un ciuffo di tasso. Come consistenza, al momento è ancora un po', diciamo, forse da rodare, ecco. Però noi adesso mettiamo un po' d'acqua tiepida, mentre poi andiamo al rasoio, non bollente, perché attenzione, bollente rovina le fibre. Questo è da tenere in considerazione. Io purtroppo all'inizio dei sintetici, perché poi io ho iniziato con il maiale, all'epoca c'era il maiale, poi i primi tassi e non c'era problemi. Col primo sintetico, serio, diciamo, importante a livello di prezzo che ho acquistato sul CB2, mi sono trovato con le setole rovinate per colpa mia, perché l'acqua era bollente. Eccolo qua, io lo metto un po' a bagno in una ciotola di Rocco Contini, quella speciale, e vediamo un po' anche solo di ammorbidire leggermente, così dargli un po' di acqua. Cosa facciamo? Ho già armato. Vedete che è armato il Fatips, storto, closed comb, quindi pettine chiuso, con un'astra verde. Adesso con un'astra verde, combinazione diciamo abbastanza normale. Così riproviamo anche questo Fatip slant bar tanto atteso. Tanto atteso. Quindi una rosatura un po' italiana, diciamo, no? Come italiano sarà il sapone che uso, perché ho deciso di iniziare a usarli i saponi, perché alla fine poi te ne regalano gli amici, te ne compri tu e alla fine non li usi mai. Luca Esposito a Natale mi ha regalato tre saponi nuovi della Vitos, tra cui questo è un Macho Man, e bisogna usarli, anche perché Macho Man è un sapone molto morbido, vedete? Quindi preferisco utilizzarlo, insomma, e non lasciarlo lì magari nel tempo. Della Vitos, quindi anche qua stiamo parlando di un prodotto fatto in Italia, qua si parla di Genova. Stavo guardando se c'è. Beh, qua parla di talco, profumo, ha un profumo particolare, adesso non ve lo saprei descrivere, però è gradevole, è gradevole. E io l'ho già utilizzato tanti giorni, però devo dirvi che effettivamente questi saponi da 100, cosa sono? Da 150 millilitri sono infiniti, cioè questo qua è un mese che lo uso, non è neanche a metà. Cioè. Poi non è che mi radarbo tutti i giorni, però è chiaro che è ora di usarli, perché poi a Natale te ne regalano, no? Tutti quanti sanno che ti fai la barba, cosa pensano? Il sapone, giustamente, io li ringrazio, anche grazie Luca per il pensiero natalizio, ma però poi a un certo punto uno si ritrova sommerso, perché poi qualcuno te lo compri tu, qualcuno te lo regalano, appunto a Natale, qualcuno, questo Natale qua ne avrò ricevuti una ventina. È chiaro che poi devi usarle, perché sennò alla fine rischi di lasciare i tuoi nipoti e magari non vanno più bene. Quindi sciacquiamo il viso, dove il pennello un po' si sta adattando all'ambiente idrico, e sciacquo il viso e così è sciacquato. Allora, io propongo un montaggio in viso per vedere l'effetto che fa, insomma, rispetto al tasso. Allora, vi devo dire una cosa. All'inizio dell'ascesa dei sintetici, eccolo qua. No, è bello folto, eh. All'inizio dell'ascesa dei sintetici io ero entusiasta. Tant'è vero che il pennello degli amici della palmotomia è stato fatto in sintetico, primo.
Poi ho riscoperto, devo dire la verità, il tasso. Non me ne vogliono gli animalisti, ho riscoperto le qualità del tasso che secondo me sono comunque un'altra roba. Cioè, in generale, parlo, questo non l'ho ancora provato, quindi non. Però il sintetico ha dei vantaggi, come dire, indiscutibili, che sono la portabilità. Questo è un pennello che basta asciugare con un asciugamano e si asciuga subito, come tutti i sintetici, che sono appunto anche un concetto che io non condivido in pieno, ma che rispetto a chi lo ritiene fondamentale, la cosiddetta ecosostenibilità, cioè per quale motivo bisogna utilizzare pelle di animale che poi viene ucciso, tutto vero, tutto giusto, però c'è differenza, è inutile che ce la raccontiamo. Però questo consente, nel momento in cui effettivamente fosse un sintetico del tutto identico come prestazioni a un tasso, perché io devo andare ad acquistare un animale che viene ucciso apposta magari per costruire pennelli? No, anch'io non sono un sadico, ci mancherebbe ancora. E non sono, come dire, una persona, io sono una persona che adora gli animali, quindi no. E poi appunto la versatilità, cioè non c'è bisogno appunto di metterlo a bagno tanto, no, questi sono i vantaggi. Lo svantaggio è che di fatto stiamo parlando di comunque plastica, cioè tra virgolette, cioè quindi alla fine è diverso, no? È un po' come, se non voglio fare paragoni volgari, ma avete capito, ecco. Questo vale non per questo pennello qua, vale per tutti i sintetici. Attenzione. Stiamo parlando di pennelli di sintetico. Il pelo animale è il pelo animale. Ma non partiamo condizionati da questa cosa e vediamo un attimo come monta. Quindi lo bagniamo di nuovo con acqua tiepida, attenzione veramente, perché io mi sono bruciato un ciabidue, mi girano veramente le scatole, perché poi quando te lo trovi con le fibre sfibrate, storte e bruciate, non è un bel momento. Ecco il prelievo. Allora, il prelievo sta avvenendo in maniera molto efficace, anche perché qua va detto la crema è molto molto morbida, quindi lo proveremo poi magari su un sapone duro, dove penso che potrebbe dare buoni risultati perché mi sembra abbastanza rigorosa come fibra. Ecco qua. Io direi che questo prelievo abbondante e anche ordinato può bastare, no? Ripongo il mio sapone, il mio Macho Man, che è il sapone da barba tradizionale italiano, quindi stiamo parlando, finora siamo in Italia. Poi faremo una piccola cappatina a Londra, però facciamo dopo. Allora, mi sciacquo il viso, ancora una volta, e iniziamo. Il montaggio. Allora, prendo sicuramente la fibra risponde bene, è molto elastica, monta anche abbastanza bene, anzi sicuramente molto bene. Mettiamo un po' d'acqua e sto notando, contate che è la prima volta che lo uso, che mentre all'inizio tendevo un po' per i primi passaggi di montaggio a impuntarsi, ecco, adesso si apre meglio.
Quindi è possibile che anche i sintetici necessitino di un minimo di, diciamo, rodaggio. Allora, finora il montaggio è andato bene. Iniziamo la rodatura con il nostro FATIP storto. Allora, impressioni di primo acchito. Sicuramente è un passo avanti notevole. Perché il montaggio è comunque efficace. Devo dire, ma questa è la mia personalissima opinione, che non credo che siamo ancora ai livelli del tasso. Però magari con un pelo in più di morbidezza, ma proprio un pelo in più di morbidezza, potrebbe avvicinarsi molto, e quella morbidezza magari si verrà a creare con l'utilizzo. Io credo questo. Anche la fibra. A forza di essere utilizzata, probabilmente perderà un po' di quell'effetto nuovo e quindi diventerà più morbida ancora. È già morbida, non è, attenzione, sia chiaro. Qui intanto il dinamico duo è stato guardato il point qua, brufoletto segato, vedete c'era un brufoletto qua, tac. E dicevo, il dinamico duo sta lavorando molto bene, tanto che appunto questo non ha avuto pietà di questo profoletto, che tanto io mi copro, che mi era cresciuto qua sotto, cerchiamo l'iso. E andiamo con la seconda passata. Qui le cose cambiano. Qui il pennello sembra più morbido, molto più morbido. Sono impressioni, ragazzi, non. Si apre molto bene, guardate. In seconda passata sta dando il meglio di sé. Considerate che è la prima rasatura, quindi avrò modo di provarlo con continuità, poi vi dirò, ma già al secondo passaggio l'effetto mi è cambiato molto. Ottimo.
Ecco, mentre al primo passaggio avrei dato un 7, 7 più, qui do un 9. Andiamo di obliquo, anzi di traverso, perché in realtà con il mio cognome qua andiamo poi traverso proprio. Più obliquo. Mi spiace per il profumetto, ma l'avevo visto, poi non ci ho più pensato e non l'ho protetto. Mattina presto per tutti. Solito passaggio, diciamo, doppio, quindi insieme l'obliquo è un po' di contrappelo, là dove serve. Qui mi sono ustionato, c'era una grigliata, pensate. Un po' di rifinitura, lavoriamo un po' di fino. Spiace per questo, che poi veramente per una roba che era grossa come ma neanche no? Dire un'arachide, è come paragonare la mole antonelliana alla torre Eiffel come dimensioni, no? Veramente un puntino viene fuori un effetto sangue che fa veramente anche un po' schifo, cioè, mi spiace per. Come diceva mai, buongiorno ai telespettatori. Questi rasoi, d'altronde, sono fatti così, cioè non lasciano prigionieri. Bene, allora sciacquiamo un po' tutto. Allora. Adesso mi sciacquo il viso. E tamponiamo il viso. Asciugamano rosso, la macellaio. No, scherzo. Allora, iniziamo a fare qualche ragionamento. Prima di fare un salto in Inghilterra, come dicevamo. Tanto, vabbè, salto lo facciamo. Dov'è che lo facciamo? In America è un Witch Hazel in modo da chiudere un po' i pori e far sì che il nostro saporetto si rimargini, anzi sparisca spero. È che io sono una testa di quiz, perché io sono di fatto, non ho mai fatto il test, ma non lo so perché me lo dice, non vi dico cosa. Temo, ma sono abbastanza certo di essere in qualche modo o allergico, intollerante ai formaggi. Non gravemente, però mi piacciono, io me ne sbatto, li mangio lo stesso, quindi ogni tanto mi vengono queste cose qua e poi succedono altre cose che qui sorvoliamo, ma che sono peggio dei poretti.
Allora, partiamo dal fondo, poi facciamo il nostro FATIP storto. Al netto di questo incidente, che però era purtroppo prevedibile e prevenibile, quindi colpa mia, non del FATIP, e in abbinamento con le Astraverde, a Verdi, Verdi. Sì, conferma un rasoio addirittura dolce nella sua efficacia. La sorpresa è stata questa, e già ve la espressi quando per la prima volta lo provai. Fatti per rasoio notoriamente considerato tosto, si pensava che lo Svante fosse un rasoio ancora più tosto, invece in realtà, secondo me, paradossalmente, la curvatura della lama lo ha reso più docile, cioè, non l'ho fatto perdere di efficacia, perché qui c'è un BS, qui non c'è più niente proprio, ma l'ho reso più docile, cioè, non è un rasoio che morde, poi questo è gentile, quindi testa chiusa, però è un rasoio con un prezzo contenuto, può essere un'ottima soluzione, anzi io lo consiglio questo a chi mi chiede tante volte ma quale slant prendere. Io consiglio questo, consiglio l'X3 della Icon e poi consiglio, vabbè, il Mercur, adesso il 37C possibile, che sono rasoi gestibili, piacevoli, insomma, non consiglio quelli troppo aggressivi. Io, ma questo in tutte le mie considerazioni faccio questa osservazione, io non amo nella rasatura l'estremismo, l'aggressività, quindi accoppiata vincente. Come ottimo il nostro Vitos Macho Man, ma che al di là del fatto che questo è il Macho Man, questa linea che è composta, mi sembra, se mi scuso se sbaglio, da 6, 5, 5, 6 fragranze. È molto molto protettiva. Hanno fatto un bel lavoro, per un bel lavoro. Solo che devo finirli. Cioè, adesso ho attaccato questo che è il primo, Luca me ne ha regalati tre, e quindi devo finirli. Mi metto il dopobarba e poi vi dico nel pennello. Allora, salto in Inghilterra. Oggi abbiamo usato prodotti di grande qualità e quindi, perché no, un Penarigons Bio-Lea Aftershave, eccolo qua. Penarico di un'eleganza anche solo come confezione incredibile. E qui siamo. Qui siamo al top. Siamo su livelli, diciamo, sia di prezzo che di qualità eccezionali. Penarico. Io devo dire la verità, ne acquisto uno o due all'anno perché stiamo parlando di pezzi di grande prezzo, quindi. Però io voglio dire, se uno ha la possibilità lo consiglio, come consiglio il Floris, come consiglio altri Acquari Parma, insomma questi prodotti di livello molto alto. Averne qualcuno non è male, se uno se lo può permettere, chiaramente non c'è nessun, come dire, obbligo e nessuna. Sono prodotti ben meno costosi e ben efficaci e gradevoli. Quindi, però effettivamente questo lo senti che ha veramente delle note eleganti, delle note floreali, delle note che difficilmente si trovano in prodotti di fascia di prezzo diversa. Difficilmente, poi magari è possibile. Arriviamo al protagonista della nostra domenica, l'Omega Evo. Allora, l'efficacia è stata ottima, in particolare nella seconda passata. Io ripeto, adesso faccio un discorso che deve essere contestualizzato al fatto che questa è la prima rasatura. Non trovo purtroppo ancora una sovrapponibilità, mi scuso se il termine è orrendo, a un tasso magari
di alta qualità, ma lo trovo, apprezzo lo sforzo di Omega di creare qualcosa di nuovo, apprezzo la dimensione del ciuffo, che non è piccola. Io, ecco, detesto, ad esempio, adesso vi faccio vedere qua quello che ho, poi altre cose per montagna. Vedete qua che è un po' rovinato, ma il Chubby sembra, ma è molto più piccolo. Lo preferisco questo. Sarà perché questo qua l'ho un po' rovinato, però tra i due preferisco questo qua. Quindi non grido il miracolo per la come dire, non siamo ancora arrivati al tasso. Siamo abbastanza ancora, secondo me, là da venire, ma è un pennello assolutamente efficace. Secondo me, ma questa è una mia, ripeto, ipotesi, con un utilizzo costante potrebbe ancora ammorbidirsi. A quel punto potremmo andare ancora su livelli superiori. In questo momento è a livello, secondo me, dei migliori sintetici sul mercato. Quindi siamo sul top gamma sintetico sul mercato, come livello. Ce ne sono 4 o 5, secondo me, degni di menzione, tra cui, tra l'altro, anche quello nostro di amici della Pomodomia, che io continuo a ritenere straordinario, ma qua siamo comunque su un livello, diciamo, di qualità di sintetico massimo di quello che oggi si trova sul mercato. Unica nota negativa, e qua la devo dire, ma solo per una questione che l'utente che acquista un prodotto non può non tenere, come dire, in considerazione il fattore prezzo. Secondo me è un po' caruccio. Ecco, io l'ho pagato pochi centesimi o pochi euro, se non mi ricordo più, meno di 60. E secondo me questo qua è 60 euro un po' tanto. Ecco, io l'avessi pagato 30-35 euro sarei, diciamo, più contento, perché effettivamente sul mercato si trovano sintetici di grande qualità a prezzi decisamente minori, anche se questo dalla sua ha appunto una qualità superiore rispetto a tanti prodotti, ad esempio cinesi, sul manico, no? Per dire. Quindi, io promuoverei questo Omega Evo. Non grido al miracolo, perché al momento, poi magari con l'utilizzo diventerà, una piuma. È ancora un sintetico, diciamo, con pro e contro i sintetici. Quindi non sto dicendo che sia un sintetico non performante, ma ne riconosco i pro e contro dei sintetici, con un manico veramente fatto bene, con un ciuffo fatto veramente anche qua bene, che non è ancora a livello del tasso, ma ci avvicineremo, cioè ci stiamo avvicinando. E poi è un prodotto italiano, quindi comunque va comunque premiata l'idea di investire su una fibra nuova che, secondo me, vista anche vedete che si è già molto ammorbidito, vista anche la performance in seconda passata, promette molto bene. Quindi prossimamente verrà provato con saponi duri, verrà provato con altri tipi di paste di sapone in ciotola, magari poi montaggio in ciotola, per dare un giudizio poi veramente definitivo. Al momento io lo promuoverei con un 8, lasciandogli ancora, come dire, margini di miglioramento. L'unica nota, ecco, stonata, questo è che secondo me è un po' caruccio. Tutto qua. Però, ripeto, il prezzo è un fattore di mercato, cioè io devo giudicare il prodotto, che è valido. Ovviamente l'utente mi dirà anche: sì, ma quanto costa? Allora, a quel punto tu puoi dire: ci sono dei prodotti che costano meno e che hanno prestazioni che
che possono essere altrettanto valide. Questo costa così. Io l'avrei apprezzato, come dire, con un prezzo un po' minore, però non sono un uomo di marketing, non mi occupo di questo, quindi va bene così, insomma, cioè, nel senso che io non mi pento di averlo acquistato, anzi, cioè, dico solo che 60 euro per un sintetico, secondo me è un prezzo importante, ma non è l'unico, voglio dire, anche i Simpson costano cari, anche altre marche hanno prezzi importanti. Tutto sommato, però, mettendo insieme tutti i vari fattori, la promozione è assolutamente scontata e secondo me, ma questo ripeto, ve lo confermerò in futuro, più lo si utilizza, più questo pennello andrà a ingentilirsi ancora di più e a avvicinarsi ancora di più a quello che è il suo obiettivo, cioè quello di arrivare a essere un assoluto surrogato del tasso, del maiale, insomma, in questo caso del tasso, come vedete dal disegno anche delle setole. Io vi ringrazio, quindi rosatura italiana con piccola, come dire, capatina in Inghilterra, e vi auguro buona domenica e buona barba a tutti.